Per Caserta Sera abbiamo il piacere di intervistare Enrica Battista, che si occupa di letteratura araba infantile, collabora con numerosi atenei italiani e si occupa anche, tra le altre cose, di una collaborazione molto importante con Eliana Riva della libreria Malia di Caserta. Portano avanti dei progetti molto importanti sia per quanto riguarda la letteratura araba infantile che i diritti delle donne. Quindi, dottoressa Battista, ci parli di questi libri che sono usciti? Allora, in particolare vi parlerò di questo fumetto che abbiamo avuto il piacere di presentare proprio alla libreria Malia con la presenza dell'autore Mohamed Sabaneh. Il libro è un autore palestinese. È un autore palestinese. Il fumetto è stato pubblicato dalla casa editrice Mesogea di Messina in collaborazione con il patrocinio del Palestine Museum US. Un fumetto e una raccolta di storie che prende spunto dalla sua storia personale, ma che l'autore ha voluto poi arricchire con la storia degli stessi palestinesi. Quindi, parla anche di carceri, quindi di diritti delle donne, diritti violati, però con il supporto, diciamo, visivo e d'impatto che può avere un fumetto, quindi in qualche modo abbiamo anche questa dimensione che è più vicina al lettore e anche soprattutto all'infanzia, all'adolescenza. Esatto, infatti il target di lettori è sicuramente un pubblico adulto, ma anche giovani lettori che attraverso il mezzo del fumetto ovviamente trovano anche più facilità per entrare nella storia. E proprio poi parliamo dell'altro libro, quello Il pulcino non è un cane, che è un libro anche di rituali di crescita. Sì, il libro Non è un cane, che presto presenteremo alla libreria Malia, è un saggio di Mathilde Chèvre pubblicato dalla casa editrice Astarte di Pisa e è un saggio che ripercorre gli ultimi 40 anni di letteratura araba per l'infanzia. Un libro che parla di libri e attraverso le storie raccontate dai libri noi riusciamo ad avere un quadro abbastanza chiaro di cos'è l'infanzia nel mondo arabo, come viene considerata l'infanzia nel mondo arabo, quali sono le storie che vengono raccontate ai bambini e anche l'immaginario che ispira gli illustratori. Allora, questa libreria, la collaborazione con questa libreria nasce anche perché voi in effetti andate un po' contro quella che è, no? La collaborazione è una collaborazione, anche un incontro di intenti, cioè quello di essere un luogo dove le letterature altre, il multiculturalismo trova tanto spazio. Quindi sì. Ringraziamo molto l'impegno di Eliana Riva di questa libreria di Caserta e a presto con la dottoressa Battista, è stato un onore averla con noi. Angela Giordano per Caserta Sera.it.